A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con A voi la linea, una puntata particolare quella di oggi in cui faremo un po' il punto della situazione rispetto alla mattinata intensa che si è vissuta oggi a Udine a partire dalla conferenza stampa convocata per le 10.30 dalla Lega davanti alla caserma Cavarzerani e poi in via Sabbadini le dichiarazioni degli esponenti del Partito Democratico. Il tema migranti al centro dell'attenzione anche del dibattito, dello scontro politico. Come detto, tutto è cominciato questa mattina dal parcheggio antistante l'ingresso della caserma Cavarzerani di Udine. È dalle 10 di oggi che siamo in diretta per raccontarvi l'evoluzione della situazione. Allora ci colleghiamo nuovamente con la nostra Isabella Gregoratto che è tornata davanti alla Cavarzerani dove non c'è più naturalmente il gruppo di militanti e simpatizzanti della Lega che si erano dati qui appuntamento stamani. A te, Isabella. Eccoci, come hai già anticipato tu, sono qui sul piazzale davanti alla caserma Cavarzerani. In effetti qui ormai non c'è più nessuno dei simpatizzanti della Lega, ci sono solo le forze dell'ordine. Abbiamo appena assistito a uno dei cambi, no? Dei turni, cambi di turno tra l'altro. Alle forze dell'ordine dovrebbero aggiungersi oggi anche i militari. Molto probabilmente nel turno di questa sera, delle 19:30, già allora dovrebbero esserci i primi arrivi, come anticipato anche dal sindaco Pietro Fontanini nel corso del suo intervento questa mattina appunto davanti alla Cavarzerani. Qui questa mattina pensavo di vedere altri manifestanti, magari cittadini della zona, venire qui a esporre le proprie ragioni, ma c'erano esclusivamente, o perlomeno erano in larghissima maggioranza, solo simpatizzanti della Lega. E nel corso della conferenza stampa, nel corso anche delle interviste che abbiamo realizzato qui fuori, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato appunto l'arrivo dei militari, come l'aveva già annunciato anche il sindaco Fontanini, ma soprattutto il fatto che a Castellerio ci sia un positivo e quindi gli oltre 130 tamponi previsti per tutte le altre persone all'interno della struttura di Castellerio. In sostanza la conferenza stampa è stata indetta qui oggi, presenti anche parlamentari, l'europarlamentare della Lega Nord, Elena Lizzi, che ha proprio messo il punto ha posto l'accento sul fatto che l'Europa così ha risposto, l'Italia deve arrangiarsi, è una cosa prettamente nazionale, la questione dei migranti è una questione che va affrontata direttamente dagli Stati membri. Dall'altra parte, qui abbiamo visto appunto la manifestazione della Lega che fa seguito ai fatti accaduti lunedì scorso, lo ricordiamo, la Sassaiola, ricordiamo i roghi, ricordiamo appunto la protesta degli ospiti della struttura per il rinnovo praticamente della quarantena in quanto era stato trovato un cittadino positivo. Quindi siamo andati nel parcheggio dell'ex Frigo in via Sabbadini a Udine dove il PD ha tenuto una conferenza stampa. E qui sono state esposte le ragioni, si è parlato di questioni europee e del fatto che deve essere la regione stessa a seguire una politica sanitaria più idonea, più adeguata alle questioni che stanno emergendo. E dalla caserma Cavarzerani è tutto, restituisco la linea allo studio, a te Alessandra. Grazie Isabella Gregoratto e poi vi riproporremo nel corso della seconda parte di questa puntata di A voi la linea le dichiarazioni sia degli esponenti della Lega che di quelli del Partito Democratico. Si diceva della situazione che si è venuta a creare a Castellerio di Pagnacco, un operatore risultato positivo al Covid e la necessità quindi di procedere con i tamponi nei confronti di 137 migranti della struttura. Lo ha detto
detto lo stesso presidente della regione Massimiliano Fedriga questa mattina fuori dalla Cavarzerani. Ci siamo collegati in diretta con la nostra Paola Treppo dalla struttura di Castellerio. Oggi a presidio dell'ingresso uomini c'erano i carabinieri, abbiamo visto entrare e uscire auto della Polizia di Stato e poi un'ambulanza della Sogit e ancora mezzi della Croce Rossa, quindi c'è sicuramente grande movimento a Castellerio. La nostra Paola Treppo poi ha raccolto alcune testimonianze da parte dei cittadini di Pagnacco. Ricordiamo che nei giorni scorsi il sindaco aveva ipotizzato anche una manifestazione di protesta, una sorta di sit-in proprio per la situazione che si è venuta a creare a Castellerio. Sentiamo le dichiarazioni raccolte dalla nostra Paola Treppo con Paolo Bassi. E vediamo cosa ne pensa la comunità di Pagnacco della presenza di questi migranti nell'ala del seminario arcivescovile di Castellerio. Allora, io non abito a Pagnacco, premetto, ho l'edicola qui e comunque sento dei malumori un po' in tutte le persone che comunque quando vengono a prendere il giornale fanno i loro commenti. Certamente non è una cosa bella, visto che noi abbiamo avuto 2 mesi di chiusura totale, abbiamo rispettato tutte le regole, eccetera. Avere poi queste persone che, per l'amor di Dio, nessuno dice di non accoglierli, però sappiamo che non rispettano poi le regole che vengono date. Alcuni sono fuggiti dal seminario questa notte. Ecco. Quindi insomma è un pericolo poi per noi, per tutta la comunità e non trovo giusta questa cosa. Sarebbe il caso che chi di dovere prenda dei provvedimenti e che metta in sicurezza le persone, i cittadini innanzitutto, visto che comunque sono i cittadini in prima persona che ne risentono di questa cosa, senza voler essere... diciamo razzisti o fare sì, discorsi, perché quando uno poi comincia a dire la sua sembra che insomma le persone siano dei razzisti, ma è questione di buon senso secondo me, ecco. Altro la comunità è preoccupata? Certo, siamo preoccupati da quando abbiamo conosciuto questa malattia e visto che ancora non finisce la preoccupazione resta sempre alta. Di quest'oggi la notizia di un positivo proprio qui a Castellerio? No, me lo dice lei adesso, io non so niente, sinceramente sono uscita di casa adesso, non avevo notizia di questo. Avete segnalato la vostra preoccupazione all'amministrazione comunale? Ma penso di sì, io personalmente no, ma sicuramente qualcun altro l'ha fatto. Lei personalmente si sente insomma in pericolo in questo momento? Certo, perché non sappiamo chi gira vicino a noi. Potrei esserlo anch'io comunque, ma sapere che c'è qualcuno positivo ti preoccupa ancora di più. Eccoci, lei è un lei abita a Fontanabona, cosa ne pensa del luogo di accoglienza di Castellerio? È preoccupato? Sì, perché non dovrebbero essere lì. Pertanto non è del comune, diciamo, complesso. È del vescovo, quindi lì dovevano essere informati prima, se potevano o no ospitarli. La comunità del paese ha paura di queste presenze qui a Pagnacco? Paura sì, perché non sai mai come si comportano, come agiscono. Cosa fanno, cosa non fanno. Avete paura di essere contagiati dal Covid e da questi cittadini stranieri che arrivano dalla rotta balcanica? Abbiamo paura, sì. E cerchiamo di proteggerci il più possibile, con mascherine, lavandosi le mani spesso, eccetera, eccetera, no? Li avete mai visti qui in strada camminare? No. Per fortuna no ancora. La signora, giusto una parola? Sì, certo, la cosa preoccupa perché se la malattia continua, certo che è preoccupante, tutto qui.
Queste erano le dichiarazioni di alcuni cittadini di Pagnacco. Noi ci fermiamo adesso per la pubblicità. Nella seconda parte vi riproporremo le dichiarazioni degli esponenti della Lega e quelli del Partito Democratico che oggi hanno tenuto in città due distinte conferenze stampa. Prima di salutarmi, permettetemi però un sentito ringraziamento a tutta la redazione di Telefriuli per il lavoro di questa mattina. Siamo in diretta dalle 10 proprio per raccontarvi l'evoluzione della situazione. Allora un sentito grazie ai giornalisti Isabella Gregolatto, Paola Treppo, Marco Pasquariello, Giancarlo Virgilio per il lavoro di questa mattina e poi per la parte tecnica Pierangelo Buttazzoni, Tommaso Ravo, Fabio Di Bernardo, Paolo Bassi, Ada Peressi. Un grazie a tutti per il lavoro. Subito dopo la pubblicità le interviste ai rappresentanti della Lega e del Partito Democratico. Grazie. Una conferenza stampa per sviscerare i problemi dell'immigrazione incontrollata per una regione come Friuli Venezia Giulia tramutatasi ben presto in una vera e propria manifestazione di protesta. La Lega, fuori dall'ex caserma Cavarzerani, ha radunato tesserati e sostenitori per far sentire la propria voce su una situazione definita insostenibile, cioè l'arrivo di migranti lungo la rotta balcanica senza adeguate strutture né per la loro accoglienza né per il triage sanitario. In testa alla manifestazione i vertici della Lega regionale, con il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il sindaco di Udine Pietro Fontanini e l'europarlamentare Elena Lizzi. Noi abbiamo persone che arrivano da paesi con sistemi sanitari estremamente fragili, principalmente Afghanistan e Pakistan, che fanno la rotta balcanica dove ci sono territori con contagi ancora estremamente alti e che entrano illegalmente nel Friuli Venezia Giulia. Quindi in questo momento non dobbiamo soltanto combattere e gestire l'immigrazione irregolare, ma anche gestire tutta la parte delle quarantene che è assolutamente improponibile in questo momento in Friuli Venezia Giulia. Mi risulta che oltretutto un rappresentante dell'istituzione di Castellerio sia positivo, quindi noi dovremmo fare il tampone a 137 persone oggi. I numeri sono preoccupanti, si parla solo degli sbarchi attraverso il Mediterraneo che abbiamo numeri più grandi, oltretutto una regione di 1.200.000 abitanti. Quando sono diventato presidente della regione ho trovato più di 5.000 persone accolte in Friuli Venezia Giulia. Insieme al ministro Salvini, in un solo anno, le avevamo portate a meno di 3.000, 2.700 in meno di un anno. Oggi stanno riniziando a salire. Allora voi capite che la situazione diventa ingestibile. Io lo dico con chiarezza. Chi non fa il suo lavoro, ovvero il governo, per bloccare gli ingressi degli irregolari, si prende la responsabilità dei contagi. Noi non ci accogliamo, lo dico con chiarezza al governo, l'onere di accogliere i migranti irregolari. Noi ne dovremmo avere 350-400, questo è il numero che fa parte di un accordo ancora di anni fa tra il Ministero degli Interni e le associazioni dei comuni italiani. Solo qui nella caserma Cavarzerani adesso ci sono 461 persone, quindi siamo oltre il numero. Poi c'è l'accoglienza diffusa in città gestita dalle cooperative che hanno rapporti diretti con la prefettura, quindi i numeri sono andati oltre. Probabilmente arriverà questo pomeriggio l'esercito, quindi avremo una presenza di ulteriori forze dell'ordine che daranno supporto a chi è impegnato, e sono in tanti impegnati, a sorvegliare quest'area affinché le persone restino dentro, aspettino pazientemente, non sono in prigione, sono in un'area molto vasta ad aspettare che si superi questi 14 giorni di quarantena come tutti devono fare. Io spero che le persone abbiano capito. La prefettura ha mandato dei mediatori culturali a spiegare loro che non c'è niente di punitivo, è per preservare la loro salute, la nostra salute, che bisogna adottare queste misure in cui devono restare all'interno della caserma per 14 giorni, in questo caso fino al 15 agosto. E qui siamo a testimoniare certamente la solidarietà, e certamente la condanna verso gli episodi che sono alla conoscenza di tutti degli ultimi giorni. E noi riteniamo, tra l'altro io avevo anche uomini della nostra protezione civile qui con un mezzo che è stato colpito a sassi. Riteniamo che questo sia condannabile perché già chi entra senza documenti entra in maniera illegale. In questo periodo di Covid, in questo periodo in cui la salute può essere
pregiudicata da comportamenti sbagliati, e dopo il grande lavoro che tutto questo territorio ha fatto durante il lockdown, la serietà che ha dimostrato, per noi è inaccettabile che ci siano comportamenti di questo tipo. La seconda cosa fondamentale è capire che non si può non presidiare i confini, perché a Monfalcone per la prima volta abbiamo avuto anche noi, ad esempio, la testimonianza di persone che sono arrivate dal Carso, e la scorsa settimana noi riteniamo che sia assolutamente prioritario che si agisca a presidio dei confini, ma rapidamente e senza ideologie che purtroppo sono dannose a tutte le persone e pregiudicano peraltro in un periodo così difficile anche il nostro futuro sanitario. Questa è un'iniziativa che è nata all'interno del gruppo Lega Salvini. L'idea è maturata a seguito anche dei fatti, insomma, di cronaca, ma anche dei malumori che si stanno diffondendo tra la popolazione e anche all'interno di diverse amministrazioni comunali, non solo del comune di Udine. E quindi abbiamo voluto chiarire alla popolazione in generale, vi ringraziamo per essere qui, che le azioni del partito, ma anche delle amministrazioni comunali in genere, sono rivolte alla tutela della salute pubblica, e tutti gli sforzi fatti dall'amministrazione comunale, qui rappresentata dal sindaco, anche dall'amministrazione regionale, che sarà poi rappresentata dal governatore, sono rivolti a far capire al governo centrale che si devono prendere delle azioni convinte, coordinate, per controllare l'afflusso di persone che arrivano dalla rotta balcanica. Le persone che sono là dentro hanno anche hanno il nostro rispetto, ma devono assolutamente attenersi alle regole che noi abbiamo osservato per tanto tempo, e non possono permettersi il lusso di bruciare i luoghi dove sono ospitati. Dall'altra parte della città, in risposta alla manifestazione della Lega davanti all'ex Cavarzerani, anche il Partito Democratico ha voluto far sentire la sua voce, denunciando l'immobilismo del governo regionale e cittadino di fronte all'arrivo di decine di migranti ogni giorno. A parlare la parlamentare Deborah Serracchiani, il segretario e consigliere regionale Cristiano Sciaurli e il capogruppo in consiglio comunale Alessandro Venanzi. Una maggioranza che chiede di chiudere, di regolamentare praticamente gli ingressi in Friuli, Venezia, Giulia, al valico con la Slovenia. Qual è la risposta vostra? Un PD che è assolutamente stufo di show mediatici a cui stiamo assistendo da troppo tempo. Nessuna risposta concreta, nessuna capacità di affrontare i problemi, anche quelli delle migrazioni e anche quelli della responsabilità umanitaria rispetto ad alcune persone, tutto viene rimandato a mediaticità e a show. Noi vogliamo occuparci di cose concrete e vogliamo che questa regione cominci a dare delle risposte. Queste non le abbiamo viste né sul fronte dell'immigrazione, non le abbiamo viste, e siamo qua per questo, né sul fronte dei nostri comuni e delle risposte a cittadini e imprese. Io credo che non si possa continuare ad accettare semplicemente che si lucri elettoralmente sulla pelle dei cittadini e dei temi. Noi vogliamo risposte concrete per cittadini e imprese. Ecco, oggi qui a Udine la conferenza stampa, una conferenza stampa indetta dal PD, vediamo se riusciamo anche a raggiungere l'onorevole Deborah Serracchiani. Conferenza stampa organizzata per quale motivo? Per dare la risposta alla Lega Nord, per dare indicazioni su quello che decide il governo centrale anche sulla questione immigrazione? Ma il Presidente della Regione, finché è Presidente della Regione, deve dare lui le risposte e quindi deve spiegare perché ha smontato l'accoglienza diffusa, deve spiegare perché non ha messo soldi sull'integrazione, deve spiegare perché non c'è un'assistenza sanitaria che permetta di fare vigilanza sanitaria sugli immigrati che entrano, deve spiegare perché continua a chiedere cose per le quali sa che la risposta è negativa, semplicemente perché l'attenzione del governo c'è già e già tanta. Se oggi noi abbiamo immigrati che entrano da Udine è perché sono aumentati i controlli a Trieste e a Gorizia, arrivando oltre 100 militari, oltre a tutte le forze dell'ordine che vanno ringraziate per il grande lavoro che stanno facendo. Ora arriveranno altri 100 militari anche a Udine. Continuare a chiedere la chiusura dei valichi minori, sapendo che non solo non ha senso, ma che mette in difficoltà proprio i cittadini del Friuli Venezia Giulia, perché sono i valichi che vengono utilizzati per le attività di scambio, per il lavoro trasfrontaliero, per tutto quello che è il trasporto che riguarda anche la nostra economia locale. Deve chiedere invece che ci siano maggiori controlli, e su questo il governo si è impegnato, non l'ha fatto più tardi di due giorni fa con il ministro
ministro D'Incà che ha sciorinato i numeri dei militari che arriveranno in Friuli Venezia Giulia e dei controlli che verranno fatti, quindi invece di sbraitare si preoccupi di dare delle risposte. Ecco, quindi, ma i controlli sono necessari? Come si deve intervenire sull'accoglienza anche qui a livello locale? Beh, i controlli sono necessari, ricordo che quando eravamo... Sono sufficienti? Beh, certo che sono sufficienti se vengono fatti in modo adeguato, noi ci stiamo impegnando con il governo per farli in modo adeguato, sia nei numeri, cioè la quantità delle persone che fanno i controlli, sia ovviamente anche nell'efficacia di questi controlli. La mia domanda è: perché quando si trova un immigrato la polizia deve telefonare al 118 e non ha invece la possibilità di fare quella vigilanza sanitaria che serve anche per la sicurezza dei cittadini italiani? Questa è una risposta che deve dare la regione. Ecco, situazione di Udine. Ma io leggo l'incontro che è stato fatto oggi davanti alla Cava Zerani come una denuncia di Fedriga e di Fontanini a un fallimento nella propria azione amministrativa. Se Fontanini chiede sempre aiuto agli altri e non si rimbocca le maniche per risolvere la situazione come ha promesso in campagna elettorale, credo che insomma, appunto, oggi questo lo si dimostri in maniera molto palese. Fedriga obbliga a spogliarsi dal ruolo di sindaco di tutti a Fontanini di andare a manifestare una manifestazione di partito, quindi senza alcuna proposta, senza alcuna idea e nei fatti chiedendo aiuto agli altri. E comunque è stato rimarcato più volte che Udine non può ancora dare ospitalità ulteriore a persone, ad ancora persone, perché gli spazi non ci sono, le percentuali sono troppo alte. Noi siamo d'accordissimo e credo che chi è oggi qua con me lo sappia meglio di altri. Noi, ricordo, abbiamo gestito un periodo difficilissimo di emergenza, di affluenza di immigrati che avevano tre volte la presenza di oggi. Loro mettono 500 persone in un'unica struttura con un'emergenza Covid che evidentemente non è stata gestita, perché la responsabilità politica è di qualcuno di aver messo delle persone infette all'interno di un luogo tra virgolette sano. Ecco, loro smentiscono il fatto di aver messo persone infette. Però il comitato provinciale per ordine e sicurezza c'è anche il sindaco di Udine, oltre al prefetto e oltre alle forze dell'ordine, però quindi qualcuno avrà fatto questa scelta mettendo una bomba sanitaria dell'orologeria al centro della città di Udine. Questo è il danno e il pericolo che noi denunciamo nella città. Poi è evidente che allo stesso tempo noi condanniamo qualsiasi forma di violenza che si è creata la scorsa settimana, sia verbale ma sia fisica.